Ci eravamo lasciati con la necessità di fare perlomeno un punto in Champions League per superare il turno e approdare agli ottavi di finale, e con un Ancelotti che era e sembrava in bilico. Invece, ancora prima della partita di Champions, l'ultima partita del girone, era già stato trovato l'accordo con un allenatore di ben altro spessore rispetto a Ancelotti in quanto a aggressività e a tenacia, che era Rino Gattuso. Ancelotti però ha lasciato da vincitore, lasciando una squadra agli ottavi di finale, ed è la terza volta che è capitata nella storia del Napoli, e Gattuso ha bagnato l'esordio in panchina al San Paolo, purtroppo con una sconfitta. Vorremmo poter dire con il Gattopardo: tutto cambi affinché nulla cambi. Ma speriamo che non sia così per il Napoli. Il Napoli aveva bisogno di una scossa, di una scintilla, di un'emozione nuova, e Gattuso in qualche modo ha già fatto vedere qualcosa, soprattutto ritornando a quel 4-3-3 che, ascoltando le parole di De Laurentiis dette alla squadra e allo stesso allenatore alla cena di Natale tenuta da D'Angelo a Via Tasso, ha rispolverato il 4-3-3 parlando della grande bellezza di cui erano stati protagonisti giocatori, molti dei giocatori che sono ancora nel Napoli, molti dei quali sono proprio in discussione perché a fine contratto. La verità è che l'esordio di Gattuso non è stato bagnato neanche dalla buona sorte, e qui mi viene da dire che, usando un proverbio napoletano, a sorte una rota, prima gira e posa vota, dice il vecchio adagio napoletano, che quest'anno il Napoli, e forse anche De Laurentiis, stanno pagando tutte le fortune avute in un modo o in un altro nelle passate stagioni, quando c'era stata anche la possibilità di vincere lo scudetto, ma il presidente non aveva mai voluto intervenire per dare il salto di qualità definitivo alla squadra che magari finiva prima il girone di andata, con interventi decisi sul mercato di gennaio. Ricordo Mascara, ricordo Grassi, ricordo Regini, ma non ricordo giocatori importanti, se si eccettua quel Vargas che poi si è rivelato un flop. Ai noi, Dio scampi e liberi, non voglio fare paragoni con il Lozano attuale pagato ben 45 milioni. Gattuso quindi dovrebbe ripartire dalla rifondazione di questa squadra, partendo però da un gruppo di giocatori vecchi. La sconfitta subita in casa contro il Parma, connotata, come detto, anche dalla sfortuna, io non credo che sia stato quel male che viene per nuocere, perché conferma che ci sono stati degli errori a monte, fatti dalla società, fatti da chi doveva anche vigilare e parlare col presidente dei problemi che si stavano creando nello spogliatoio, e che hanno portato poi ad un esonero di Ancelotti, un esonero quasi annunciato ad inizio di stagione, quando oramai il rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti era di una stima formale, ma non aveva più i connotati di quella passione, di quell'interesse che di solito dovrebbe distinguere e il rapporto tra un presidente che vuole vincere qualcosa e un allenatore vincente. Il futuro che cosa ci dice? Ci dice che domenica sera, ultima partita prima della sosta per le vacanze natalizie, il Napoli va a giocare al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sassuolo che proprio mercoledì ha vinto contro il Brescia, che era reduce da due vittorie, fuori casa, vincendo con il classico risultato di 2-0. Una partita difficile, una partita che vede Gattuso, che spero involontariamente il presidente ha presentato come il traghettatore per il ritorno alla grande bellezza, e spero per Rino che non sia già
una specie di essere, come essere messo sotto esame dal presidente, quindi il Gattuso si troverà di fronte De Zerbi, un altro dei giovani allenatori rampanti che erano entrate nelle mire di De Laurentiis al momento in cui ad inizio stagione già aveva contattato allenatori come Gasperini, aveva fatto un tentativo e un sondaggio per Inzaghi, perché c'era già il distacco con Ancelotti che mai aveva accettato di giocare con il 4-3-3 sarriano. Quindi ripartiamo da quest'idea di rivedere o perlomeno di ritentare la grande bellezza con Gattuso. Credere che il Napoli possa arrivare quarto a questo punto è come dire che i miracoli esistono e sono continui. Purtroppo i miracoli si fanno una volta sola e questo Napoli, credo, come detto prima, ha già sprecato, a mio sommesso avviso, le occasioni per poter vincere anche lo scudetto in qualche stagione. Bisognerà capire Gattuso dove riuscirà a portare la squadra e soprattutto dove riuscirà ad incidere per ridarle quella voglia, quello spirito di identità e la capacità di giocare un buon calcio, che finora onestamente è mancata e si è vista solo in Europa. Un'Europa che dall'urna di Nyon ha detto, tanto per cambiare e continuare a dire che c'è anche un po' di Iella nella stagione di questo Napoli, ha detto Barcellona. Non tutti i mali vengono per nuocere. Può darsi che dal Barcellona a febbraio possa riaprirsi un nuovo ciclo per il Napoli. Non è vero. Forse, ma è bello crederci e soprattutto illuderci che questa squadra, almeno in Champions, possa ripercorrere le tappe, per esempio, del Chelsea che, cambiando l'allenatore Villas-Boas, vinse la Champions con un allenatore quasi sconosciuto come Di Matteo, italiano, che aveva giocato anche nel Chelsea, e che quindi Gattuso, chissà, possa ripetere questo miracolo, mentre in campionato probabilmente i giochi sono fatti per la Champions, dove la Lazio e la Roma stanno camminando spedite, e che quindi almeno però l'Europa League possa diventare un obiettivo per Rino Gattuso, il traghettatore verso la grande nuova bellezza.